E allora, fratelli e sorelle carissimi, oggi un invito a una preghiera accorata. Viviamo momenti tanto difficili, l'umanità non riesce a rimettersi in piedi. Stiamo uscendo, per modo di dire, da questa pandemia che per 2 anni ci ha messo davvero in ginocchio, ha messo in ginocchio il mondo, e ora ci mancava solo questa guerra così crudele, così terribile, che sta facendo soffrire non solo questo popolo martire dell'Ucraina, ma anche l'umanità intera, l'Europa in modo particolare. E allora siamo chiamati a pregare e a chiedere al Signore con umiltà, con fede, con speranza, il dono della sospirata pace, perché al linguaggio brutale, spietato delle armi possa far seguito il dialogo, la riconciliazione e la ricostruzione, perché tutte queste persone che hanno dovuto fuggire, questa terra benedetta, possano rientrare nelle loro case, riprendere la loro vita, e perché la giustizia possa regnare in questa terra martoriata. Preghiamo il Signore, chiediamolo per intercessione di Maria Regina della Pace e di San Pio da Pietrelcina, perché ci ottengano, tengano a questa terra e al mondo intero il dono sublime della pace.